carissimi divertini, parliamo di Glick Ingoio. Da il mondo nuovo di Huxley. È considerato normale essere molto mondani, avere una vita sessuale totalmente promiscua fin da piccoli, allontanare i pensieri negativi con il soma. Sono Mia, fondatrice di Liberty Queen, un'associazione che si occupa di organizzare eventi per scambisti e promuovere informazioni sullo scambismo. Innanzitutto, cosa importantissima, ingoiare lo sperma, che sia del tuo compagno che sia di un estraneo, è una scelta. È invece inaccettabile passare del tempo in solitudine, essere monogami, rifiutarsi di prendere il soma ed esprimere opinioni critiche nei confronti degli altri e della società. Perché si ingoia lo sperma? Sono svariati i motivi, per alcune donne è una sensazione di potere, perché effettivamente in quel momento l'uomo è nelle sue mani, o meglio nella sua bocca. Lenina è descritta come una donna che non solo fa uso costante di forti dosi di anticoncezionali, ma che fa questo perché così le è stato insegnato. Come ogni donna del mondo nuovo, lei è una ragazza popolare e una volta o l'altra aveva trascorso una notte quasi con tutti. Cosa farsene dello sperma, ma comunque il fatto di ingoiarlo è... Infine c'è anche l'aspetto romantico in tutto ciò, che è il senso di appartenenza al partner. Si rafforza anche il legame in quel momento, ecco. Huxley fa ben capire che nel mondo nuovo questa mentalità non è questione che abbia a che fare con scelte morali peculiari. La morale è stata abolita e nemmeno il termine è più in uso. Allora, da parte dell'uomo, ecco, diciamo, l'uomo dovrebbe magari chiedere, fare un cenno, posso, vado, che ne so. E da parte della donna deve essere chiara se è disposta o meno a ricevere in bocca lo sperma. Il sesso, come il soma, serve a dare l'illusione di essere liberi. I bambini vengono abituati fin da piccoli a giochi erotici perché si debbono assuefare ad un erotismo diffuso per illuderli di essere felici. Viceversa, moltissime donne lo fanno più che volentieri, lo trovano molto eccitante proprio perché dall'altra parte c'è una persona, c'è del sesso occasionale. E questa occasionalità rende il tutto molto più eccitante. Ci sono luoghi in particolar modo dove si pratica o meno? No, si pratica comunque dal car sex, al party, all'evento privato, al club, qualsiasi contesto, non c'è uno giusto e uno sbagliato. Nel mondo nuovo, chi provasse a desiderare un rapporto stabile sarebbe perciò stesso visto come un potenziale ribelle. E quindi verrebbe allontanato in esilio perché è pericoloso per la società. Per quanto mi riguarda, esperienza personalissima, con mio marito lo faccio quasi sempre. Confermi? Confermo. L'obbligo sociale è essere felici a tutti i costi, e per far questo bisogna andare a letto ora con una, ora con l'altra. Come primitivo e antiquato sottrarsi alla droga leggera, così è amare una persona e sposarla. Il matrimonio non esiste più, è stato bandito dal mondo nuovo. Saprete, immagino che esiste una pratica che si chiama sbiancamento dell'ano. Chi come me ha avuto la fortuna, ha la fortuna di partecipare alle orge, sono da provare assolutamente almeno una volta nella vita. Non è detto che uno debba avere per tutta la durata dell'orgia un'erezione da urlo, e capirete poi da soli quale tipo di orgia preferite, se quella super numerosa oppure quella un po' più in versione small. Io personalmente preferisco la versione small. Ognuno deve potersi divertire per non aver tempo per pensare alle ingiustizie della società. Per oggi tutto, spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un like, seguite il canale, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, mia.libertinqueen. E tutto dalla vostra regina libertina, Mia.